Siamo a Marconia, davanti alla chiesa di San Giovanni Bosco. Sono in corso i funerali di Manuela Katia Tundo, la giovane di 44 anni, deceduta nei giorni scorsi per i postumi di un intervento di chirurgia bariatrica tendente a ridurre l'obesità. La chiesa, come vedete, non contiene tutte le persone che hanno partecipato. Abbiamo sentito la banda, emozionante. Ci sono molte colleghe di lavoro, di Manu, con le magliette bianche dove c'è scritta la foto della loro amica e sotto c'è scritto «Ciao Manu». Qui è inutile ripetere, c'è molta commozione e tutta Marconia sembra essere qui per dare l'ultimo saluto alla sua concittadina. Io sono stato assente in questi giorni, ma questa vicenda ha colpito la comunità non solo di Marconia, Pisticci, del Metapontino, ma della Basilicata e direi a livello nazionale, perché ci sono state delle testate come fanpage.it che si sono occupati della vicenda di Manu. Una vicenda che possiamo racchiudere in tre dati, in tre date. Il 27 maggio questa ragazza, che non era gravemente obesa, ma che aveva una leggera obesità, è stata sottoposta ad intervento chirurgico di gastroresezione parziale, si chiama, all'ospedale San Marco di Zincogna, a Bergamo. Sembrava essere andato tutto bene, tanto da essere dimessa dopo pochi giorni e da tornare qui a Marconia, dove l'aspettava il figlio Leo, la famiglia, le amiche, gli amici. Ma sono arrivati dei dolori lancinanti addominali che hanno costretto al nuovo ricovero. Questa volta il ricovero è avvenuto a Matera, alla Madonna delle Grazie, all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. La giovane è stata ricoverata e operata nuovamente perché, a quanto abbiamo potuto accertare, si era staccato un punto dell'intervento effettuato a Bergamo. Non è bastato però questo nuovo intervento, la toilette a livello addominale, perché sono subentrati degli effetti e delle complicanze gravi a livello polmonare. Manuela è stata trasferita in terapia intensiva, una terapia intensiva in cui sembrava che le cose un giorno andavano bene, un giorno no, un giorno meglio, un giorno peggio, sino al 19 giugno. Il 19 giugno Manuela Katia Tundo, 44 anni, da Marconia, espirata nel Madonna delle Grazie di Matera. Il figlio Leo, la famiglia, hanno sporto denuncia. Perché è morta Manuela? E questa è la domanda a cui dovranno rispondere i giudici. Dal 19 giugno, soltanto ieri, è stata effettuata in ospedale a Matera l'autopsia. Un nugolo di medici legali erano attorno alla salma di questa ragazza. Una ragazza che, se andate sulla sua pagina Facebook, la troverete bellissima, sorridente, splendente, con due grandi occhioni espressivi. Ebbene, c'era un nugolo di medici legali, perché la magistratura di Matera ha indagato otto tra i medici che hanno avuto in cura in questo calvario, in questo mese di calvario che ha subito Manuela, sono indagati. Ognuno di loro ha avuto diritto ad un medico legale. Così i medici legali della procura che indaga, i medici legali della famiglia che vogliono la verità. Solo oggi Manuela è stata restituita alla comunità di Marconia, è arrivata ieri sera. Adesso sono in corso i funerali. Tutta Marconia è qui e insieme al figlio Leo, alla famiglia, agli amici, alle amiche, tutta questa cittadina del Metapontino, ma anche quella di Policoro, perché Manuela lavorava a Policoro, abbiamo saputo, e quella di Scanzano, dove aveva vissuto per tanti anni, e quella di Pisticci, che è il comune madre di Marconia, vuole giustizia, vuole la verità. Perché è morta Manuela a 44 anni, per un intervento di riduzione dello stomaco anti-obesità? A questa domanda
dovranno rispondere i magistrati. I periti medico-legali si sono presi 90 giorni di tempo per dare le loro risposte. Si spera che siano esaustive. Ci vuole giustizia, giustizia, giustizia. E per ora è tutto.